Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: un volto Mediaset è nella bufera. Il web è in rivolta e tutti sono contro questa persona. Ecco cos'è accaduto e di chi si tratta. Un volto Mediaset è finito nella bufera per via del suo comportamento, a detta di molti, scorretto. Mediaset, volto nella bufera. La persona in questione avrebbe violato un contratto che aveva firmato e, secondo tantissimi utenti, starebbe cercando giustificazioni per non dover pagare la penale. Un volto Mediaset finito nella bufera. Di recente un volto Mediaset ha abbandonato un reality a cui stava partecipando, adducendo motivazioni che secondo il web sarebbero assolutamente false. Sì, perché la persona in questione già in passato aveva abbandonato diversi reality ed in pochissimo tempo. Aveva infatti partecipato sia all'Isola dei Famosi, ben due volte, che al GF di Palafattoria, ma in tutti questi casi dopo pochi giorni aveva deciso di lasciare il reality. Quindi il suo abbandono questa volta non è stato del tutto inaspettato ed il web si sta scagliando contro di lei. Di chi si tratta? Ecco di chi si tratta. La persona in questione è Flavia Vento, che ha di recente abbandonato La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D'Urso. Come ha spiegato la stessa conduttrice, tutto è partito quando una notte La Pupa ha iniziato a girare non sapendo dove avrebbe dormito e a nulla sono servite le sue parole di incoraggiamento. Il mattino seguente ha lasciato la villa in cui viveva con le altre pupe ed i secchioni. Al suo posto è subentrata Elena Morali, già ex pupa, ma nella puntata di ieri la Vento è stata in collegamento con la conduttrice ed ha spiegato i motivi del suo abbandono. Il volto Mediaset ha infatti detto: è successa una cosa di cui non voglio parlare, è una cosa abbastanza grave. Il motivo per cui me ne sono andata è un motivo molto grave. Nonostante ciò comunque gli opinionisti sono stati molto severi con lei. In modo particolare Antonella Elia, che ha commentato dicendo: è patetico tutto questo. Addirittura la Vento ha replicato minacciando di denunciare l'opinionista, che non è apparsa però per niente scossa. Il web, però, si è scatenato e stanno comparendo sulle pagine social del programma, e non solo, tantissimi commenti negativi sull'accaduto. Ad esempio, c'è chi non crede affatto che La Vento abbia avuto dei problemi gravi ed ha scritto: è solo una scusa per non pagare la penale. Chi invece si è domandato: non capisco perché continuano a chiamarla. Chi ancora ha scritto: chi continua a chiamarla per partecipare ai reality non sta tanto meglio di lei. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.